Vuol dire che Andrea non vuole fare il commercialista, vuole fare il cantautore. Era così difficile. Il cantautore? Ma da quando? Da un po'. So che sembra solo un sogno, ma io ci credo. Mi sono iscritto ad un talent. Lo studio di tuo nonno? Non mi interessa niente dello studio del nonno, papà. Mi interessa la musica. E lascio anche l'università. Ma per fare che cosa? L'artista? Se mi permette, signor sindaco, anch'io inseguo un sogno artistico e credo che chiunque ne abbia uno sia almeno in diritto di tentarlo. Stai zitto tu! Ma vuoi diventare come tutti quelli che non hanno più uno scopo nella vita? Come tuo zio Nino? Lo zio crede molto in me. Ma cosa crede in te? Cosa? Che succede? Perché mi hai chiamato qui? Ti avevo già avvertito di stare lontano dai miei figli. Perché hai detto ad Andrea che può fare il cantante? Perché c'ha talento e può sfondare e fare una bella carriera. Ma lo dici te che hai un'agenzia di sfigati? Va bene, c'è un'agenzia di sfigati, però lui è bravissimo. Può vincere i talent e andare in televisione. E poi parli tu, eh? Vuoi ostacolare tuo figlio? Proprio tu? Che sei stato ostacolato da nostro padre?